chiamo Luisa, vengo da Orvigno. Orvigno, lavoravo con mio zio. Finché mio zio non ha fatto quello che ha fatto, ne abbiamo già parlato, una faccenda che è caduta in prescrizione. E sono venuto qui per studiare i bordi dei bicchieri. I bordi dei bicchieri sono di vari tipi: spessi, sottili, di plastica, di carta, del materiale, perché ora ci sentiamo in colpa nell'usare la plastica e stiamo riempendo. Lei, signora. Signora, signorina Luisa. Ma lei. Non mi offendo se mi chiama signora. Ok, signora Luisa, ma lei effettivamente è una donna o è un uomo che è diventato donna? Fare questa domanda nel XXI secolo mi sembra inappropriato. No, è solo per la curiosità, perché allora, donna barbuta è sempre piaciuta, però vedendo questa sua barba mi sono... Ah, oh, e per lei io sono un freak, vero? Sono un freak show. Facciamoci contro le sate, arrivata la donna barbuta, arrivata! Si calmi, signorina, signora. Oh, grazie. Io intendevo dire che vedendo tutta questa barba sexy. Sì, questo non le dà permesso di toccarmi, il fatto che abbia una barba. È come che lei ha un pene, le ha permesso di toccare il pene perché lei ha un pene. No, se io ho qualcosa lei non lo devi toccare! Senta! Sì. Non ho toccato la sua testa pensando che fosse una testa di cazzo, eh! Sto facendo il caso in prescrizione. Ho toccato la sua fronte, porca puttanella! Porca puttanella! È una poesia d'amore? Sì! Io con piacere, mia dolce fanciulla, e con immenso onore che la mando a fare cuore! Quello che ha detto mio zio, quella sera nel capanno. Cioè, tuo zio... Suo. Mio zio? Vente, no. Te l'ha messa? Mi deve dare te lei. A proposito, lei, questo vogliamo chiedere, tutti sono curioso. Per esempio, lei dentro ce l'ha o non ce l'ha? E chi è lei, è un uomo o una donna? O è tutte e due, perché a volte ci stanno persone ormai che nel XXI secolo non vogliono né sentirsi né uomo né donna. Lei che è uomo, donna o nessuno dei due? Io mi sento un piccolo ebrione che non doveva essere qui. Non mi tocchi.